Ok, buongiorno a tutti, sono Saverio Tosi, stagista presso Estrateci e Studente Unicam. Oggi parleremo dei beacon che sono stati oggetto di studio per il mio progetto in questa azienda. Apriamo le slide, ce la faccio. Eccoli qua. La scheda con te, Ok. Beacon. Allora, iniziamo subito dicendo che cosa sono i beacon, anche all'infuori dell'informatica. Per beacon si intende qualsiasi oggetto lampeggiante e luminoso che serve a indicare la presenza. Ovviamente anche un faro. Un faro è un classico esempio di beacon. Ovviamente non è il bacon quello che si mangia. Peccato, dice Ciocio. In informatica, invece, un beacon non è altro che una piccola antenna Bluetooth trasmittente che invia un messaggio in broadcast in continuazione. Questo lo fa senza alcuna richiesta, quindi a differenza di altri protocolli di rete non c'è la richiesta e poi la risposta, ma invece i beacon invia in broadcast sempre un advertisement senza nessun tipo di richiesta e quindi senza interazione dell'utente. Le tre principali tipologie di beacon sono gli iBeacon, che sono una tecnologia, o meglio una specifica di Apple prodotta nel 2013. Questa specifica, bisogna tenere presente che è una specifica proprietaria, quindi in qualsiasi contesto essa venga utilizzata bisogna chiedere il permesso a Apple, sia per la realizzazione che l'utilizzo. Per gli sviluppatori no, ma se si vuole utilizzare il logo, vedremo poi che bisogna attivare una procedura. Eddystone invece nasce più tardi, è un prodotto Google. E questo invece è open source, quindi tutti possono utilizzarlo e non è solo il beacon stesso, ma offre un'intera piattaforma sia online per registrare i singoli beacon e inoltre offre più funzionalità ai beacon. AltBeacon invece è un'ultima specifica venuta fuori per ultimo, che ha come obiettivo di essere interoperabile in qualsiasi sistema operativo e di essere aperto. Quindi non è proprietario di nessuno, chiunque può contribuire alla specifica. Ed è un classico protocollo open source. Per quanto riguarda l'utilizzo, che sì, possono essere utilizzati in qualsiasi contesto, può essere utile la geolocalizzazione per le aree interne. Infatti, il suo compito principale è quello di andare a migliorare la geolocalizzazione. Questo perché il GPS in luoghi interni ha problemi di trasmissione e quindi il segnale è disturbato. Ci andremo a trovare con un raggio d'azione di 100 metri che è inutile al contesto. Quindi viene usato in musei, centri commerciali, fieri, manifestazioni indoor e chi più ne ha più ne metta. La caratteristica principale che Apple voleva migliorare è quella del geofencing. Questa è una funzionalità che ha sia Google che Android, che è quella di monitorare una fence significa recinzione, quindi una recinzione geografica. Questa funzionalità, che sta all'interno sia di iOS sia di Android, permette, è praticamente un demo all'interno del sistema operativo che controlla quando una persona entra o esce da una determinata zona, al di fuori dell'app. Quindi sarà questo demo che notificherà l'applicazione quando entra ed esce. Il problema, ovviamente, come detto prima, è che per luoghi chiusi era inutilizzabile e quindi hanno inventato i beacon. Lo scopo principale dei beacon è questo. Come vengono utilizzati? Ci sono già parecchie aziende nel settore che vendono sia dispositivi, sia beacon che soluzioni software. Nella maggior parte dei casi hanno un backend fisso, utile per qualsiasi applicazione e hanno delle app specifiche per musei, aeroporti, oppure realizzano app personalizzate per i loro clienti. Quindi il mercato dei beacon si muove più che altro sulla vendita di back-end, tra virgolette, già fatto, e che ti permette di controllare come l'utente si muove all'interno dell'edificio e poi inviare notifiche di push e tutto quanto. Andiamo a vedere in dettaglio come funziona la tecnologia iBeacon, quella di Apple. E niente, questa tecnologia è stata introdotta nel 2013 con iOS 7. E come detto prima, permette a un dispositivo di determinare se quest'ultimo entra o esce nella regione. La caratteristica fondamentale
è che questo viene, l'app riceve la notifica al sistema operativo, e se nell'ipotesi in cui l'applicazione fosse morta, se fosse stata terminata al sistema operativo perché ha bisogno di RAM o qualsiasi altra cosa, il sistema operativo riattiva l'applicazione e inoltre la notifica, quindi sarà sempre funzionante. La stessa cosa non è valida se vogliamo utilizzare il nostro dispositivo come beacon, ovvero fargli emettere gli advertisement. In questo caso sarà possibile farlo solo se l'applicazione è in foreground. In tutti gli altri casi è bloccato. Allora, se vogliamo utilizzare i beacon, o siamo gli sviluppatori, o abbiamo intenzione di utilizzarli all'interno della nostra app, o vogliamo costruirli. Se siamo gli sviluppatori, non ci sono problemi, tutto quello di cui abbiamo bisogno si trova all'interno del Core Locator API e quindi all'interno dell'SDK base dei beacon di Apple. Se invece vogliamo utilizzarli e vogliamo dire la nostra applicazione utilizza i beacon, gli AI beacon, non possiamo farlo, dobbiamo chiedere permesso alla Apple, che ci darà una licenza e ci darà la possibilità di utilizzare il logo. Altrimenti, cioè chiedere la licenza è banale, però bisogna farlo. Per i costruttori la stessa cosa, bisogna ottenere prima la licenza per costruirli e poi si riceverà il logo e oltre al logo anche le specifiche tecniche per poterli realizzare. In realtà il protocollo sì è proprietario, però non essendo pacchetti criptati, chiunque può sniffare il pacchetto Bluetooth, vedere come è fatto e aggirarlo. E infatti, su discorso utilizzatori, no? Ottenere la licenza del logo è solo per ottenere il logo o per utilizzare un beacon? Tu le beacon se lo utilizzi li fai come vuoi, però non lo puoi pubblicizzare, non puoi dire utilizza le beacon. Se vuoi utilizzare il logo, glielo chiedi il permesso. Il logo o quello se devo fare una, faccio un'app sullo store che pago i beacon, non voglio utilizzare il loro logo. Tipo, utilizza i miei beacon. E chiedo che dovrei chiedere il permesso. Comunque chiedi il permesso, che per essere un discorso del logo e poi per poter dire che usi il logo beacon. Ok. Questo è il payload di ogni pacchetto che invia i beacon. Ovviamente il pacchetto è quello classico, prima non l'ho detto, è il BLE, Bluetooth Low Energy, e quindi ha tutte le caratteristiche del BLE. L'unica differenza è il payload, in cui troviamo un UUID, Unique Identifier, che è un ID univoco dell'applicazione, in cui ogni utente dovrà avere, ogni applicazione dovrà avere il proprio. Il measure, che serve a specificare il contesto d'uso del beacon, e il minor, che fa una ramificazione nei measure che specifica meglio il caso d'uso. Ad esempio, supponiamo che vogliamo realizzare un'app di un centro commerciale, noi avremo un ID univoco per ogni app e avremo un measure per ogni centro commerciale. Ad esempio, noi abbiamo utilizzato un Ancona, una Iesi e una Camerino, avranno Major 1, Major 2, Major 3, però avranno tutti lo stesso minor nel contesto. Quindi se è un negozio di vestiti, di scarpe, di intimo, e quindi puoi monitorare cosa fa l'utente, dove è stato, in che negozio è entrato, e così via. Per quanto riguarda l'UID, l'UID è definito nell'RFC 4122 e permette di creare un identificatore standard per l'applicazione o qualsiasi cosa senza che ci sia un controllo centrale dietro. Se non chiedi permesso a qualcuno, te lo generi da solo e dato che è un numero di 128 bit, l'RFC 4122 definisce diverse versioni, ce ne sono 5 adesso. E comunque sia, te lo generi random con il tuo computer, c'è dal Mac il comando UID gen, ti genera il tuo UID e il calcolo della probabilità e statistica ci dice che la probabilità che due computer generano lo stesso UID sia molto remoto. Dovremmo, con 70 miliardi di UID creati, la probabilità è ancora nulla. E la formula è la stessa del problema del paradosso del compleanno. Non so se lo conoscete. Dice il paradosso del compleanno, dice che praticamente se abbiamo n persone all'interno di una stanza, la probabilità che due persone compiano gli anni lo stesso giorno è pari al 51% se abbiamo già soltanto 23 persone, ma per arrivare al 100% dobbiamo avere 366 persone. E quindi, chiaramente, dovremmo avere tutti i possibili casi.
che per lui D è un'infinità. Privacy. Google, sì, Google. Apple colloca i beacon allo stesso livello del GPS. Nonostante utilizzi il Bluetooth, i permessi sono gli stessi del GPS, quindi considerano a tutti gli effetti un metodo di posizionamento. E quindi le stesse autorizzazioni sono necessarie per utilizzare i beacon, ma se il Bluetooth non è acceso, ovviamente questo non funziona. In più, tutti i pacchetti dei beacon vengono tolti dal core Bluetooth, non vengono visti all'interno di iOS. Vengono gestiti direttamente dal core location, che è la libreria che gestisce appunto la localizzazione. Precisione. La distanza al beacon viene calcolata tramite RSSI, Receive Signal Strict Indicator, ovvero l'indicazione come l'antenna del dispositivo, il device, riceve il segnale. Questo valore però è fortemente influenzato da tanti fattori. Qualsiasi parete dispositivo metallico influenza il segnale e, come qualsiasi dispositivo che lavora alla frequenza di 2,4 GHz, anche dall'acqua e quindi anche dalla presenza del corpo umano. Questo cosa significa? Significa che se diamo le spalle al beacon, la nostra prossimità aumenterà e quindi non ci si può fare più di tanto affidamento. Bisognerebbe controllare tutti gli errori, tutte le interferenze e chi più chi ne ha più di metta. E inoltre, come si vede alle immagini, più il dispositivo è vicino al beacon, che arriva rappresentato dalla pallina, più i cerchi sono vicini. Questo perché più è vicino al dispositivo, più la precisione ovviamente è maggiore, ma anche gli intervalli di precisione che ti dà, nel senso, sei vicino, ti dà una precisione ogni 10 cm, sei lontano, te lo dà ogni 2 metri. E quindi bisogna tenerne presente. Monitoraggio. Questa è la caratteristica principale degli beacon. Monitoraggio delle regioni. Una regione può essere caratterizzata da LUID, nel caso più semplice. Quindi fai monitoraggio di tutti i beacon. Quando entri ed esci, raggio d'azione di tutti i beacon. Oppure puoi specificare un measure e quindi specifichi, fai il monitoraggio di un negozio. Oppure puoi specificare tutto quanto, ovvero UID, measure e minor. Come ho detto prima, questa non è una novità. Esisteva già il geofencing. E che soltanto, diciamo, un miglioramento, la possibilità di utilizzarlo all'interno di spazi chiusi. E ok, oltre al monitoraggio c'è anche il ranging. Il ranging invece è la stima vera e propria dal beacon. Apple ha fatto un filtro alla prossimità e ha diviso tre tipologie di proximity, che sono immediate, che significa che sei nell'immediata vicinanza al beacon, ovvero meno di un metro. Near, che sei vicino, da 1 a 3 metri, e far, che sei più lontano di 3 metri. Far però bisogna fare attenzione che puoi mettere questo stato di prossimità anche se non riesci a capire bene dove si trova il beacon. Quindi è uno stato un po' fantoccio. E a NU invece è il primo stato che registra il beacon, io non l'ho mai visto su nessun dispositivo, però appena il Bluetooth vede il beacon lo registra come a NU, nel senso che non sa la prossimità precisa. Limiti. E i limiti del beacon sono quelli del Bluetooth Low Energy, e quindi interferenze. Per quanto riguarda la distanza, il BLE può raggiungere anche i 100 metri. Però se decidi di monitorare la regione non ha senso, allora lo fai direttamente col GPS se vuoi una zona di 100 metri. L'idea è quella di monitorare piccole zone e non tanto stare a guardare la prossimità, ma se sei dentro o fuori da quel recinto, da quella zona. Per avere un miglior risultato possibile è necessario calibrare il beacon. Questo perché oltre ai tre campi che vi ho fatto vedere prima, il payload del pacchetto Bluetooth contiene anche la potenza misurata a un metro di distanza. Quindi bisogna effettuare per ogni beacon la calibrazione. Perché per ogni beacon? Perché a seconda di dove lo posizioni ci possono essere interferenze diverse. Quindi bisogna per prima cosa posizionare il beacon, e il consiglio è posizionarlo
più in alto possibile, almeno 1,5 metri d'altezza, per evitare il maggior numero di ostacoli possibili. Il maggior numero di ostacoli. Una volta posizionato il beacon, è necessario disporre di un dispositivo iOS 7 o superiore con il BLE. Dico un dispositivo iOS perché iOS ovviamente monta sempre la stessa antenna e quindi se tu lo cavi per un iPhone 5 quella misura sarà corretta. Con Android purtroppo ogni device può montare l'antenna che vuole e quindi anche la potenza ricevuta sarà diversa leggermente ovviamente da dispositivo a dispositivo. E se si vuole andare a utilizzare il beacon per sapere la misura esatta ti vai a complicare la vita perché dovresti fare una formula precisa per ogni tipo di antenna e quindi per ogni dispositivo. Comunque la procedura è semplice, bisogna campionare i valori ricevuti RSSI a un metro di distanza per almeno 10 secondi. Campionare si intende, ti segni tutti i valori che ti dà, fai la media e quella è la misura power. Durante questa fase è buona norma muovere avanti e dietro il telefono di 30 cm per vedere a grandi linee se varia l'RSSI, mantenendosi però alla stessa distanza. E bisogna tenere presente però, se si fa con iPhone, bisogna tenere libera la parte superiore, perché è lì che è posizionata l'antenna. Altrimenti andrebbe a influenzare tutta la procedura. E poi bisogna applicare questa misura power dal beacon e per ogni beacon c'è una procedura ad hoc, dipende dal costruttore come dà la possibilità di settare questo parametro. Questa è un'immagine della calibrazione, niente di che. Adesso passiamo a Eddystone, il prodotto Google. Eddystone nasce più tardi e produce delle importanti novità. Non c'è più un solo tipo di frame, ma ne introduce ben tre. E utilizza una vera e propria piattaforma, quindi ha il Google Beacon Registry che ti permette di registrare qualsiasi tipo di beacon, al beacon, al Eddystone e ai beacon con loro, in modo tale che la tua app può recuperare i dati direttamente dai server Google. Tu registri lì, ci puoi collegare qualsiasi tipo di dato e informazioni anche allegati, quindi anche file, video, immagini, che però sarà l'app a scaricare con opportune api. I formati dell'Eddystone sono tre: Eddystone UID, che è l'equivalente dell'iBeacon, con la differenza che non c'è il major e il minor. Eddystone URL. Eddystone URL introduce una funzionalità interessante, nel senso che tu hai la possibilità di inserire un URL all'interno del beacon. Questo URL verrà compresso, in modo che qualsiasi URL tu inserisca avrà sempre la stessa lunghezza, e quindi il pacchetto sarà sempre lo stesso, e invece di mandare in broadcast un ID, in broadcast un URL. Questo URL può essere letto da chiunque. Quindi, qualsiasi dispositivo, non c'è più la necessità di avere un'app per utilizzare il beacon. Chiunque lo può utilizzare. Anche, ormai penso per Android sia nativo, ma web browser come Chrome, Opera, hanno integrata la possibilità di leggere gli Eddystone URL. E quindi li puoi leggere con qualsiasi dispositivo, sia Apple, Android o qualsiasi dispositivo che supporta Chrome. Quindi è come se fosse un QR code, semplicemente che esatto, l'idea è quella, di non avere, però di non utilizzare neanche una, perché se per leggere un QR code ti serve l'app per leggere il QR code. Tu sei in ascolto di broadcast URL, arriva l'URL e ti arriva la notifica, voglio aprire. C'avevi un numero e ti serviva analogica per capire che era un ID, perché adesso c'è che significava. No, su quel ricordo può anche essere una stringa del numero del tempo. Apple invece è obbligatoria all'applicazione, qui no. Okay. E poi Eddystone TLM serve soltanto per sapere le informazioni relative al beacon. Hanno un protocollo standard che ti invia la batteria e se ha qualche sensore anche qualche altro dato. È soltanto un pacchetto di controllo. Quello di utilizzare gli URL con i beacon prende il nome di Physical URL. L'idea è quella di utilizzarlo praticamente anche sul collare del proprio animale per permettere, nel caso venga smarrito, a chi lo ritrova di essere reindirizzato a una pagina web dove troverà tutte le informazioni del caso. Ok. I beacon da noi utilizzati sono quelli della Blue Beacon, questo perché
l'azienda italiana che produce beacon di maggior successo, e rispetto alle altre aziende non ha grandi differenze, però offre una vasta gamma di prodotti. Quelli da noi utilizzati sono i Luwap Mini, che sono i più piccoli di tutti, sono compatti, possono essere configurati sia con gli iBeacon sia con gli Eddystone. Noi abbiamo sterilizzato solo gli iBeacon. E niente, caratteristiche principali: la batteria ha una durata molto lunga, a seconda di come lo setti, ovviamente, perché se metti l'antenna al massimo e che invia un messaggio ogni millisecondo, la durata massima è 4 mesi. Con un'impostazione standard stai su un anno di durata, se invece lo metti con un'impostazione al minimo, un tipo che invia un pacchetto ogni secondo, ti può durare anche 3 anni. E ok. Accettabile. Dipende per quello che ci devi fare. Se vuoi monitorare entra e esce dalla regione, ok, va bene. Vuoi monitorare la distanza? No. Più ne invia, meglio è. Dipende dal contesto d'uso. C'è il benefit, diciamo, di un GPS interno. Nel senso, a un tolco ho visto fare proprio all'azienda un GPS per il museo del cane, che ti avverte quando sei vicino a un certo quadro e l'app ti parla di quel quadro. In quel caso ti serve più di un secondo. Perché poi devi triangolare più beacon. Sì, perché caso semplice ce n'è solo uno che è un off, ma se te ad esempio ti devi capire una regione dove devi triangolare più beacon, insieme devi capire più vicino, sì. Serve un secondo, è troppo poco, rischi di metterci anche 15-30 secondi a capire, 15 no, magari 5-6 per arrivare ai segnali, lavorarli. Ok, per quanto riguarda lo sviluppo di app, allora, quindi come abbiamo detto, Apple alla sua SDK e il core locator, Eddystone alla sua libreria esterna. Va detto che iBeacon sono ufficialmente supportati solo da Apple, in realtà puoi utilizzarli anche da Google, mentre i prodotti Google sono ufficialmente supportati sia da Apple che da Google in maniera ufficiale. Ok, e quindi noi abbiamo utilizzato invece il plugin di Cordova per la gestione dei beacon. E per far vedere come funziona, ho creato una piccola app che praticamente non è altro che una documentazione vivente. Ha tutti i metodi che mette a disposizione questo plugin e andiamo a vedere in effetti quello che fa. Allora. Blue App è l'azienda che produce beacon in Italia. Ok, e che tipo di Eddystone o altro? Entrambi, i computer. Li scegli, hanno un firmware e li scegli in quello che vuoi. Perfetto. Expert. Eccola qua. Quindi, funzionalità di base, aggiungiamo una regione. I campi che possiamo mettere sono identifier, che è obbligatorio, ma serve a noi programmatori per stabilire poi quali regioni siamo in ascolto, di quale stiamo facendo il regging. Quindi non è tanto per capire cosa stiamo leggendo, ma serve più che altro a noi per identificare la regione. È un nome logico di quella regione. Cioè esatto, che vediamo noi. La prima stanza del museo. Cioè. Esatto, però okay. Tu non dai il beacon. Okay. Non devi combaciare il nome che dai tu all'app. Fluid D, che in questo caso è obbligatorio. Measure minor, che non sono obbligatori. Se tu non li metti, li controlla tutti. E poi c'è Notify Entry Start on Display. Questa funzionalità è abilitata solo in iOS. Praticamente cosa fa? Come ho detto prima, non è l'applicazione che fa il monitoring delle regioni, ma è il sistema operativo che poi glielo notifica. Se noi mettiamo a true questo valore booleano, quello che fa il sistema operativo è sì, ti inoltre la notifica quando entri nella regione, anche se l'app è morta, ma se la setti a true, metti caso, tu vai ad utilizzare il telefono, accendi il display, ti reinoltra la notifica se sei nella regione, in modo che puoi attivare qualcosa proprio in quel preciso momento, qualche funzionalità aggiuntiva. Però in Android questa funzionalità non è presente. Ok, la libreria permette di controllare il Bluetooth. Ovviamente è fondamentale controllare se Bluetooth è acceso o no. Ok, Google Chrome non mi fa visualizzare i toast, perfetto, come non detto.
E niente. Quindi disabilito più tutto. E vediamo che questo genera un evento. Mi segnala che sono cambiate le autorizzazioni. In questo momento nuovo lo considera come se non ci fosse l'autorizzazione. Scusa, una domanda. Tu allora hai detto che iOS vede il beacon come un permesso di richiedere la posizione. Sì. Android? A livello di permessi? Android deve abilitare solo Bluetooth. Per tutte le cose Bluetooth. Soprattutto quelle. Essere legato a quello che ci puoi fare, Android è legato al device. Esatto. E, ok, e infatti c'è la possibilità di settare due tipi di autorizzazioni, se settarlo a priori, chiedere l'autorizzazione dell'app, o se richiede l'autorizzazione solo quando è in utilizzo. Ah, altra cosa interessante è quando utilizzi su iOS e attiva la funzionalità dei beacon, tu vedi l'icona del GPS attiva. Lo vedi proprio come se fosse il GPS. Ok, accendo il Bluetooth e mi dirà che ho permessi. Monitoraggio, posso iniziare il monitoraggio, fermarlo, fare la request set for region. Questa pure è una funzionalità che è disponibile soltanto per iOS. Questo veramente ti permette di chiedere in che stato sta la regione manualmente. Se lo faccio su Android, di una regione, ma la request non è supportata. Ok, poi c'è la possibilità di controllare se è disponibile il monitoraggio in una regione, questo anche perché il numero massimo di regioni che si possono monitorare sono 20. Va anche detto però che con una regione tu puoi monitorare un numero infinito di beacon. Quindi, ok. Dopo. Mi dice che è disponibile, inizio il monitoraggio e se tutto va bene ho l'evento che mi dice che è iniziato e mi dice che sto all'interno, c'è le region state inside che sono all'interno della regione. Questo perché c'è un beacon acceso proprio da a qualche metro. Posso prendere tutte le regioni che sto monitorando, l'elenco, e niente, e questo per il monitoraggio è tutto. Poi abbiamo il ranging. Ranging le stesse funzioni, puoi prendere l'elenco delle regioni che stai analizzando, puoi vedere se il ranging è disponibile, se hai true, se hai Bluetooth e hai permessi, altrimenti ti dà false. E poi c'è, va bene, avviamolo e vediamo che a intervalli regolari, se riesco a fare lo scroll, mi dà l'array di tutti i beacon che riesce a leggere. L'array di tutti i beacon che riesce a leggere con le loro informazioni. Se riesco a beccarne uno, ok, quindi abbiamo uno. Quindi abbiamo l'RSSI, che è la potenza del segnale ricevuto, TX, che è la potenza di trasmissione del beacon, e Accuracy, che è la precisione della prossimità. In questo caso mi dice che siamo a 4,36 m. Che te lo sapremo dove sta. In questo caso. In base a questi dati che riesci a capire a quale beacon sei più vicino, quindi nel caso ce ne fosse più. Sì, certo, riesci a capire, poi potresti fare la triangolazione, perché no? Con tutti i problemi però di interferenza che ho detto prima. E niente. Quindi che vedi oltre alla ricezione, perché il beacon dice a quanto sta trasmettendo. Questo lo vede dal leader il pacchetto BLE, non sta nel payload. Nel payload però c'è la measured power che poi utilizzerà il dispositivo per... Okay. La fermiamo. E ok, questo processo ovviamente è molto più pesante di quell'altro. L'altro è controllare il sistema operativo, questo è l'app che ogni... mezzo secondo controlla i beacon che ha letto. Cioè, quindi, su Android è l'unico modo, perché Android non ti permette di farlo a livello di sistema operativo. Se lo fa, ti fa il monitoraggio a livello dell'app, però se l'app viene qui lo sa, nessuno te l'avrebbe. Quello te lo perdi. Non fa in service, però bisogna vedere dopo a livello di SDK. Sai se per caso si può fare un service in Android in modo che stai in ascolto?
quando ti installi un'app puoi anche installare dei demoni. Probabilmente sì, però è lo stesso discorso, se viene chiuso il demone, chi lo riapre? No, il demone non lo puoi. Non si può chiudere, non chiude il sistema operativo. Cioè, è un po' più complicato, però puoi tenerlo sempre attivo. In loro teoria sì, funziona lo stesso. Se tu fai un demone simile a te, probabilmente quando registri le push notification su Android, c'è il service che è in ascolto agli eventi CCM. Se te fai una roba simile, che però invece che aspettare gli eventi CCM, aspetta o gli eventi beacon, o se mette il calling lui sui beacon, forse ci sei. Però non c'è il plugin Cordova che te lo fa, bisogna te lo scrivi sicuramente. Non lavoro a niente. E ok. Qui le autorizzazioni, puoi prendere lo stato delle autorizzazioni e settarle, ovviamente funzionalità disponibile solo per iOS, ovvero se richiederle sempre a priori oppure solo quando in uso. E l'ultima funzionalità è quella di utilizzare il proprio device come beacon. Quindi tu setti che regione vuoi monitorare, la misura del power e il dispositivo inizierà. Che vuoi inviare, scusate, a quanto trasmettere, ok, si possono settare anche quei dati, qui ho messo soltanto la misura del power, ovvero che è il valore a metro di distanza dell'RSSI. E niente, questa funzionalità non è disponibile per Android, non è disponibile per questo plugin. In realtà, se uno ha Bluetooth 4.1 questa funzionalità si può implementare, adesso questo plugin non l'ha ancora implementata, ma si può fare, si può implementare. Andiamo a vedere una cosa interessante sul codice. A cosa serve che per fare utilizzare il tuo cellulare beacon? A parte per il testing? Puoi utilizzarlo per il testing, bisogna tenere presente il fatto che può essere attivato solo in foreground, significa che se la metti in background va via, non via più niente. Però, ok, se vuoi sapere da quanta distanza sei da una persona, vuoi fare un gioco, vuoi giocare a nascondino con un bambino, fai tenere il bambino il telefono acceso e saprai a che distanza sei dal bambino. Stiamo già registrando il nome della startup. Nascombico. Nascombico. Ok. Possiamo chiudere Chrome NG Cordova. Allora, ci vede Docs. Plugin iBeacon sorgenti. Troppo sorgenti. Ok, la prima cosa che voglio vedere è la libreria utilizzata. Ovviamente per iOS è quella standard, quindi il Core Locator, mentre per Android ha utilizzato il beacon. Quindi ha utilizzato l'SDK di un'altra specifica per i beacon per implementare le stesse funzionalità che erano disponibili su iOS. E altra cosa interessante invece, Location Manager è come calcola la distanza dal beacon. Ovviamente sto scherzando, però allora la forma utilizzata non è il massimo, come potete vedere c'è un per cento diviso 100. Questo lascia intendere che questa funzionalità, soprattutto per questo plugin, va implementata. Lui prende il valore ok che gli viene restituito, però bisognerà fare qualche lavoro di conversione per ogni singola antenna. Adesso lascia internet soltanto ok, c'è qualcosa da fare. E facciamolo. E ok, volete vedere qualcosa di... Non assume this is a great. Abbastanza l'idea. C'hai tutto a livello nativo. Se te stendi il plugin da Cordova... Sì, sì, ma tu anche la dieta hai anche questo. La potenza ricevuta e quindi puoi fare i calcoli direttamente. Immagina che c'è un cliente che ti chiede un primary device per usare un'azienda, immagina che ti chiama Amazon e dice voglio sapere dove sono i miei magazzinieri all'interno dei magazzini Amazon, ok? Loro probabilmente avranno un cellulare aziendale,
Android o i Fire Phone e li, lo taggai magari su quello e esatto. Basta anche quello lì. Esatto. E no, ok. Per il consumer forse te basta anche in realtà il 100%. Cioè niente. Ok, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Sì, una domanda su, ti ho detto, per Android, quindi ho usato il plugin dell'altro, quindi la specifica Google. No, la specifica è quella open source, AltBeacon. Questa è AltBeacon, è quella open source, perché all'interno comunque c'è anche... C'è la possibilità di AltBeacon. Ok. Bello. No, bello, sto immaginando qualcosa, sì, la sì. Posizione con il foreground, quello che manda l'altro la posizione. Quindi quando è che apriamo la porta avvicinando il telefono nostro? Quando hanno finito la tesi, dai. Potete utilizzarlo. Mettete magari una di vedere in cascata. Non ho altre domande. Io pure posso allora, Siamo soddisfatti. Non possono parlare. Ok, meglio così, ma scherzo. Allora, finiamo la registrazione. Ciao a tutti.